I giovani biologi, quale futuro? Questo è il tema del convegno che si è tenuto questo pomeriggio presso la Sala Piersanti Mattarella dell'ARS. Partecipa ai lavori il deputato regionale all'ARS Vincenzo Figuccia. Lei in una nota ha detto, comunque ha sollecitato il governo regionale dicendo che occorrono più borse di studio per questi giovani biologi. Certamente c'è stato un impegno da parte del governo regionale con tanto di comunicato stampa e quindi quando le dichiarazioni sono così esplicite non si possono che monitorare. Nessun atto di sfiducia per carità o di pregiudizio nei confronti delle facili dichiarazioni, ma è chiaro che di fronte ad un impegno così rappresentato platealmente non si può che, come dire, destare attenzione. Per queste ragioni la settimana scorsa ho incontrato l'assessore. Sembra voler ribadire questo aspetto. Una cosa di cui non ho parlato oggi, che in realtà c'era qui la presenza del direttore generale, il quale mi ha detto che in realtà devono ancora seguire alcune linee di indirizzo politico. Questi uomini e queste donne che rappresentano l'eccellenza della formazione in Sicilia, a cui consegniamo il futuro dell'umanità nel senso migliore del termine del territorio siciliano, a cui consegniamo il futuro della nostra terra, meritano sicuramente una maggiore attenzione. Questo accade oggi per i medici in Sicilia e sicuramente un riscontro assoluto va dato anche a questa categoria. Partecipa al convegno Giovani Biologi il professore Cirrincione, un chimico farmaceutico. Dunque, i biologi, categoria molto importante, un patrimonio professionale da tutelare. Senza dubbio, oltretutto la mia attività è molto simile, parallela a quella dei biologi. Io sono un chimico farmaceutico che opera nell'ambito del farmaco, nella preclinica insieme al biologo, quindi diciamo che so perfettamente quali sono le expertise del biologo che sono estremamente utili per lo sviluppo del farmaco, però questo è uno dei possibili sbocchi professionali che offre la laurea in biologia. È una di quelle lauree fortunate che dà degli strumenti sicuramente più efficaci e molto più spendibili rispetto ad altri tipi di lauree, anche scientifiche. Dunque, professore, durante il convegno si è parlato di difficoltà di questi giovani biologi siciliani e comunque italiani, difficoltà che attengono all'immissione nel mercato del lavoro. Sì, purtroppo sì, perché per alcuni anni, ormai 6-7 anni, le scuole di specializzazione per i non medici, quindi anche per i laureati in biologia, non sono state attivate, per cui il numero di biologi non in possesso delle specializzazioni che permettono poi la partecipazione ai concorsi è chiaramente molto elevata e quindi il numero di laureati in biologia che non può accedere ai concorsi, oggi è un problema rilevante. Partecipa ai lavori di questo convegno sui giovani biologi il presidente dell'Ordine dei Biologi, Ermanno Calcatelli. Ha parlato durante il convegno dell'esistenza di un fondo ad hoc per i biologi. Di che cosa si tratta? Allora, come fondazione abbiamo creato un certo pacchetto economico da dare esclusivamente per i progetti di ricerca dei biologi. La procedura è la solita, c'è il comitato scientifico che valuta la validità del progetto, dopodiché la fondazione mette i soldi per far sì che il progetto parta. Poi mette in atto tutte quelle procedure collaterali che servono per la registrazione del brevetto. Brevetto che resterà, è un nostro preciso intento, di proprietà del ricercatore, perché qui purtroppo molti nostri colleghi quando giungono a questo aspetto poi gli sfilano il brevetto. Allora qui la fondazione vuole anche proteggere il collega da queste attività, quindi abbiamo un ufficio legale che lo segue e nello stesso tempo diamo la possibilità a tanti giovani di potersi affermare
e anziché andare all'estero cercare di tenercelo in casa, perché è la cosa che più ci interessa. E il problema è occupazionale. Allora, occupazionale, intanto nel campo del laboratorio d'analisi si sta creando la disoccupazione, perché il fatto che si debbano accorpare i laboratori, io faccio la battaglia per i laboratori perché faccio anche il sindacalista della Federbiology e quindi difendo l'interesse della mia categoria. La difficoltà è che si stanno perdendo le posti di lavoro con questo accorpamento, perché nel momento che c'è l'accorpamento, che significa accorparsi? Accorparsi significa licenziare il 50% del personale. E quindi ci sono le difficoltà. Altra difficoltà, il fatto che siamo biologi e poi c'è il medico. La nostra, secondo me, è una fortuna fare parte del Ministero della Sanità, passare dalla giustizia alla sanità, perché noi abbiamo la professione sanitaria, è importante. E allora l'impegno quale deve essere? L'impegno politico deve essere a cercare non di sistemare i precari, a fare precariato, a cercare di trovare diciamo, i settori dove il biologo si può inserire. E quali sono? Il biologo ambientale. Ho fatto una proposta alla politica di interessare a fare un disegno di legge per far sì che nei comuni sopra i 5.000 abitanti ci sia il biologo, perché il biologo ambientale è importantissimo, perché nella difficoltà che vestono i comuni, un degrado totale, il biologo nel comune ha un ruolo importante, e quindi se si crea questa figura di biologo nei comuni ci sarà la possibilità di impegnare centinaia e centinaia di biologi. Voi che gestite il parco Fondo Badia, che è un parco, diciamo, urbano, che adesso è perfettamente fruibile alla cittadinanza palermitana, come si sposa questo binomio agricoltura-biologia? Il binomio agricoltura-biologia lo si sposa, che c'è il ritorno sostanzialmente alla terra. La gente sembra avere quasi il bisogno di dover ritornare un po' all'agricoltura, alla terra, a quello che un tempo era. La gente ormai vuole andare sulla terra, piantarsi le proprie cose che domani porterà a tavola, mangerà, o il nonno che pianta il broccolo poi raccoglie e regalerà al proprio nipotino. Lo stesso accade per quanto riguarda gli animali o anche la vita delle api, visto che adesso abbiamo cominciato anche un progetto con l'apicoltura, dove i bambini vengono portando loro stessi la mela da casa da dare all'asino, al cavallo o al coniglio. Quindi diciamo che si sia grandi o piccini, oggi nel 2017 viene fuori il bisogno di dover ritornare verso la terra. È chiaro, oggi è emerso dal nostro convegno I Giovani Biologi appunto quale futuro, questo futuro molto dubbioso è l'accorpamento per quanto concerne i laboratori di analisi cliniche, che è un grosso punto di domanda che ci fa capire come effettivamente chi è nato dal piccolo oggi si trova ad affrontare questo grande disagio, chi ha speso tutte le proprie risorse, ha messo a disposizione le proprie capacità, la loro formazione, informazione e i loro budget, si trovano a condividerli in un contesto del tutto definirei snaturato. Oggi abbiamo parlato della grande discriminazione che ci declassa da molti anni, le scuole di specializzazione in ambito non medico, la retribuzione per la nostra categoria, per i biologi, abbiamo parlato anche di come sviluppare questo approccio multidisciplinare, l'interdisciplinarietà che ci deve caratterizzare per garantire una maggiore compliance ai nostri pazienti. Quando facciamo riferimento al giovani leve, ai giovani biologi, alla nostra categoria, non parliamo semplicemente di coloro che si occupano di nutrizione, questo concetto tengo sempre a ribadirlo. Ma oggi noi vogliamo rivolgerci proprio, ecco, agli studenti, e la speranza è la formazione, ma non una formazione che costa 100, 200, 500 euro, ma una formazione che si intercala nel percorso universitario con veramente con un costo irrisorio che può essere 20 euro, ma che consegna loro degli input che poi via via loro svilupperanno, e che allora potranno puntare il loro tempo, le loro risorse successive proprio su questi campi. Ed è quello che stiamo facendo con l'associazione Bioma,
che grazie a una collaborazione con il fondo Parco Badia, ecco, aiuterà gli studenti durante il loro percorso della tesi di laurea, ecco, attivando proprio dei canali di formazione. La dottoressa Alicia Di Falco ha fatto una considerazione, che ci sono delle discriminazioni tra medici e biologi. Ci vuole un po' far chiarezza su questo tema? Diciamo, in realtà le discriminazioni sono assolutamente presenti, ma di fatto, ecco, definire le discriminazioni è un po' eccessivo. Sicuramente nel tempo i biologi sono riusciti a acquisire sempre più competenze, per esempio la nascita del nuovo corso di studi, la triennale in biotecnologia, è sicuramente la prova del fatto che da parte di medicina c'è comunque stata un'apertura alla biologia. Senz'altro è un punto di partenza, bisognerà sicuramente sviluppare ancora di più questi aspetti e senza dubbio quello che abbiamo fatto oggi con la Fedisan, io sono responsabile nazionale della Fedisan, e con l'onorevole qui presente, sicuramente è un punto di partenza importante, che consentirà alla biologia anche di essere riconosciuta in futuro anche come disciplina sanitaria, quindi in futuro potrà a tutti gli effetti entrare a far parte di un riconoscimento complessivo, quindi anche nell'ambito medico.